Qui c'è una grande saggezza che è per tutti e che può fare tantissimo bene alle persone e a questo mondo. E la possibilità di connettersi a quella che è la nostra natura più profonda, più autentica, in cui ci possiamo riconoscere tutti vicini, tutti uniti. E tutti in realtà partecipi di un'unica cosa meravigliosa. Quindi qua si impara a riconoscere questa verità dentro di noi anche a insegnarla, a aiutare gli altri a riconoscerla. E questo può essere una cosa che può cambiare le sorti di questo mondo che vediamo andare così male. Per cui penso che sia una cosa bellissima poter imparare questa tecnica, se la vogliamo chiamare tecnica, e impararla per sé, per diventare persone sempre migliori, per poter dare il nostro contributo in questo mondo. Consiglio perché questa è una cosa molto semplice da fare, non è una cosa difficile che uno, non è una cosa così strana, anche se magari chi non ha mai praticato certe cose come la meditazione o magari non conosce esperienze di canalizzazione, queste cose uno pensa che siano cose strane, ma poi quando le sperimenti ti accorgi che fanno parte di noi, quindi non sono cose che dobbiamo imparare, ma che dobbiamo solo riconoscere dentro di noi, quindi non è una cosa difficile da fare, quindi è un'esperienza che consiglio anche per questo, non è una bella passeggiata. Che dire, io non particolarmente, nel senso, ho riconosciuto la potenza di questa connessione e penso che adesso nei prossimi giorni vedrò anche l'effetto, no, di quello che è successo. Adesso in questo momento non sono in grado di dare una risposta a questo, però sicuramente adesso sto benissimo, per esempio, dopo questa cosa. Voglio salutare Patrizia e ringraziarla anche per questi giorni, per la generosità, anche per la simpatia, perché come dire, ha condotto questo workshop, non so se si chiama così, questo live con grande energia, simpatia, semplicità e grande, come dire, grande amore, ispirazione. E riconosco che Patrizia ha una vocazione, una missione importante e la sta portando avanti con grande bellezza, secondo me.